Mattino presto di settembre, con un'aria salata e molto amara che saliva dal bacino di San Marco, un uomo, con polmoni e bronchi un po' deboli, uscì dall'Hotel Danieli, fece 3 respiri profondi, guardò e ascoltò gli sciacqui del bacino, gli spruzzi di acqua e di aria attraversati dalla luce del sole. Vide l'isola di San Giorgio, in ombra, un po' azzurrina, e udì suoni di campane giungere da punti diversi di Venezia. «Come sono felice!» disse a voce quasi alta. Poi aggiunse con il pensiero: ma purtroppo so di esserlo. Si avvicinò al bordo delle fondamenta, fin dove giungevano gli spruzzi, e come un bambino andò a sciacquettare con le mani, bagnandosi e temendo che qualcuno lo sgridasse per questo. Allora si rialzò, camminò verso la piazza e fu avvolto da un gran arieggiare di piccioni e dal loro odore. Volavano in massa verso l'ometto del mangime e l'uomo, che aveva un po' fame, sentì per simpatia una gran fame. Cantò una canzoncina: «Nina, non farla stupida come le tortorelle», e si avviò verso il caffè Lavena. Era ancora chiuso. Allora andò a comperare 2 giornali poco lontano. Tornò a Lavena e si sedette a uno dei tavoli all'aperto, immaginando con impazienza il fagottino di pasta sfoglia calda e pasta di mandorle, il Kipfel, che avrebbe mangiato di lì a poco insieme a un cappuccino con schiuma e una spolveratina di cacao. Aprì i giornali, li sfogliò, guardò qualche titolo, ma il Kipfel sullo sfondo della piazza di San Marco deserta, il sale dell'aria nel cielo azzurro con nuvolette rosa, vinse tutto i titoli dei giornali. La politica, i politici, pensò con pensiero schizzinoso, come guardando a un'altra specie animale dall'apparenza indegna e sgradevole. I politici, cosa sanno loro del Kipfel? Passò del tempo. Il Lavena non apriva. Il sole apparve con i primi raggi tra i merli delle procuratie. Batté in faccia all'uomo e gli ferì gli occhi, ma egli si lasciò un po' ferire e un po' no, socchiudendo le palpebre, chiudendo un occhio e giocando. Intravide tra i barbagli il fotografo con la scatolona coperta di nero, il treppiede e le fotografie di mostra. Con rapidi gesti precisi sistemò tutto in mezzo alla piazza, appese un cartellino: «Torno subito», e scomparve. Poi arrivarono i banchettini di mangime di souvenir. I venditori sistemarono ogni cosa e scomparvero. «Che paese meraviglioso è l'Italia», pensò l'uomo con profondo affetto.
e per amarlo meglio e tutto intero rivolse il pensiero a Porta Capuana, Napoli, all'acqua dei faraglioni, Capri, nel punto dove una grotta sottomarina attraversa la prima roccia, alle trippe del ristorante Troia, Firenze, al film La dolce vita, Roma, alle discese nella neve fresca tra le tofane, Cortina. E fu commosso da un sentimento di cui non riuscì a trovare il nome. Era certamente un sentimento italiano, perché egli non l'aveva mai provato durante i suoi viaggi in altri paesi. Forse in Indocina, al tramonto, quando bambini a cavalcioni di bufali si immergono negli stagni e i fiori di loto cominciano ad aprirsi, o il frastuono delle cicale all'alba sugli eucalipti, che dura 10 minuti esatti e poi torna il silenzio, e i primi campanelli delle biciclette dei cinesi. Questo era un sentimento bellissimo, ma diverso, e non così allegro. No, quel sentimento senza nome era italiano e basta. Ma i sentimenti allungano o piuttosto accorciano la vita? Si domandò l'uomo e sentì che, per quanto ingiusta fosse, la seconda ipotesi era la più reale, se non la più probabile. Il Lavena aveva aperto mezza serranda e dietro, nell'interno, due gambe anziane coperte di una vecchissima stoffa nera, poggiate su due piedi piatti infilati dentro scarpe tagliuzzate e lucidissime, si muovevano lentamente insieme a una scopa. Parve all'uomo che si muovessero uno al minuto. Non seppe trattenersi e, sapendo di sbagliare, chiamò «Cameriere!». Vide scarpe e scopa fare una lunga pausa e nessuno rispose. L'uomo pensò ancora all'Italia. Fece un po' il broncio a quel sentimento italiano senza nome e pensò ai lati negativi di quel paese tanto amato. Ne trovò moltissimi, ma chissà perché li dimenticò subito. Passò ancora del tempo per l'uomo immerso in una leggera sonnolenza di sole. Arrivarono uno dopo l'altro 3 kiffel caldi, come li aveva immaginati, e il cappuccino con la spolveratina di cacao. Ne mangiò uno tutto intero, restò quasi senza fiato. Pensò: «Ah, che felicità!» E respirò con un piccolo mugolio di cui non si vergognò. Poi accese una sigaretta e anche il fumo gli diede piacere. Ma subito dopo il grande dispiacere che i suoi polmoni e bronchi ne avrebbero sofferto così tanto che gli anni sarebbero passati molto più in fretta per lui di quanto gli era dovuto, molto o poco. E presto si sarebbe trovato vecchio e malato. «Ma sono passati pochissimi anni da quando ero bambino», pensò con candore. Allora si alzò e cominciò a vagare per Venezia alla ricerca di una piazzetta traversata da colonne che incontrava solo e sempre per caso e oltre la quale si perdeva,
Come altre volte era accaduto, si trovò su fondamenta larghe, in ombra, a nord, che guardavano l'isola di San Michele tra freddi cipressi, l'isola di Murano e la ondulante laguna, tra barene e lembi di terra e canne. Sentì dentro di sé il freddo di quell'ombra e di quei cipressi. I suoi bronchi erano anche un po' psichici. Tornò indietro e si perse. Poi chiese informazioni. Ritrovò la strada ed era mezzogiorno e mezzo quando entrò in una rosticceria affollata dove, seduto su uno sgabello, mangiò il risotto verdino di vongole, aglio e prezzemolo che voleva. Poi mangiò due piccoli polipi bolliti e conditi con olio e limone. Uno lo provò senza limone. Era indeciso. Era migliore o no? Uscì. Entrò in un'osteria vicina e bevette due calici appannati di toccai friulano. Salutò e tornò all'albergo. Si spogliò in fretta, completamente nudo, e si infilò tra le lenzuola di lino un poco irrigidite dall'amido. Ascoltò per qualche minuto sciacqui di remi, gli oe, oe, oe dei gondolieri e si addormentò. Nel tardo pomeriggio l'uomo andò a sedersi al Florian con un bel foulard di seta blu a pallini bianchi al collo, non lontano dall'orchestra, ad ascoltare la musica e a guardare. Vide passare due uomini provenienti da qualche paese socialista, uno molto rosso in volto, coi capelli color stoppa e le scarpe di pelle grigie. L'orchestra suonava La vedova allegra e l'uomo di stoppa parve illuminarsi di gioia. Si fermò davanti all'orchestra, fece una piroetta ed un inchino. Poi raggiunse il suo compagno con i fagotti. L'uomo vide altre cose. Una donna, forse inglese, seduta in un angolo che beveva molti fernet e di tanto in tanto pareva cantare. Poi un vecchietto italiano di un'eleganza minuziosa, vestito di bianco, con ghette bianche e un bastoncino di bambù. Il suo volto roseo era illuminato dalla felicità. Ogni tanto guardava l'uomo, con sottili occhi un po' mongoli, lucidissimi e forti, e accennava un saluto oppure muoveva il capo a tempo di musica, come per invitarlo a fare la stessa cosa. Anche lui è felice, pensò l'uomo, perché vivrà a lungo, e lo sa. E provò ancora il sentimento senza nome del mattino, perché sapeva che a lui non sarebbe toccata quella fortuna. Cenò al quadri. Aragosta freschissima. Mario, il maître, era molto soddisfatto del consiglio e Silvaner ghiacciato. Guardò intorno a sé e vide una donna stupenda, con i capelli molto corti e un occhio leggermente più piccolo dell'altro, che cenava sola, molto lentamente. A un certo punto perdette un anello. L'uomo lo raccolse, glielo diede e lei sorrise con grandissima eleganza nelle labbra.
l'uomo partì da Venezia. Passarono non molti anni da quel giorno di settembre e un altro giorno di febbraio in una clinica. Era molto triste. Per consolarsi cantò con un filo di voce. Ciò che ne venne fuori fu: la biondina in gondo età. E l'uomo pianse, perché riconobbe l'orchestra del Florian, la laguna ondulata e la dolcezza della vita.